Ciao ragazzi e ciao ragazze, eccoci qua al nuovo video. Finalmente, a grande richiesta, vi faccio questo video sulla cellulite, come combattere la cellulite. Me l'avete richiesto veramente tantissimo e io, esperta della cellulite come qualsiasi donna, voglio darvi qualche consiglio, qualche chicca per combatterla. Sono un'esperta perché tutte le donne penso che sono esperte di cellulite, perché tutte abbiamo la cellulite, grasse, magre, alte, basse. La maggior parte di noi abbiamo la cellulite, purtroppo, facciamocene una ragione. Non esiste una formula magica oppure dei prodotti magici per combattere la cellulite, ma esiste uno stile di vita giusto comunque per attenuarla. Io ho la cellulite da quando sono nata, praticamente, perché ho un fisico, diciamo, a pera, insomma il tipico fisico femminile, che la parte superiore è piccola e invece la parte inferiore è molto più larga, perché ho fianchi più pronunciati e a me comunque piace così. Però vi dico, avendo questo fisico qui, ovviamente sono più predisposta ad avere la cellulite sui punti critici come fianchi, glutei, cosce e via dicendo. Quindi da quando sono nata cerco di combattere. Prima di tutto vi dico, la cosa fondamentale è l'attività fisica. Ebbene sì, attività fisica in che senso? Non dovete avere una vita sedentaria, quindi stare sempre al computer. Quindi se fate un lavoro sedentario, se state sempre al PC, a scuola, lavoro, vi consiglio comunque a fine giornata di fare tante camminate a passo svelto, perché la cosa fondamentale comunque vi fa passare la cellulite è fare movimento, quindi fare camminate a passo svelto. E se fate palestra, vi consiglio di fare camminate sul tappeto a passo svelto in pendenza, quindi stando sempre in movimento vedrete diminuire molto la cellulite. Qualsiasi tipo di sport fa bene comunque per combattere la cellulite, anche la bicicletta, anche l'ellittica, comunque esercizi cardio che fanno diminuire la cellulite, il ballo, il nuoto. L'importante è muoversi. L'altra cosa fondamentale secondo me è non utilizzare troppo le scarpe coi tacchi. Cioè è normale che quando si esce la sera uno vuole il tacco alto, anche se non uso quasi mai la zeppa, ok, però ecco, durante la giornata, durante il quotidiano, cercate di evitare di camminare troppo sui tacchi, così, perché comunque favorisce la formazione della cellulite. Quindi meglio scarpe da ginnastica. Ovviamente se mettete i tacchi per una giornata intera non è, poi avrete la cellulite da tutte le parti. Sono delle piccole cose che fatte quotidianamente vi faranno diminuire la cellulite. Un'altra cosa importante secondo me è non utilizzare sempre tutto il giorno 24 ore su 24 pantaloni stretti, leggings che fanno circolare bene il sangue all'interno delle gambe, c'è un ristagno dei liquidi e quindi praticamente avrete più cellulite. Quindi altra cosa fondamentale, oltre allo sport per combattere o comunque far diminuire la cellulite, è l'alimentazione sana. Ebbene sì, mi dispiace ma non potremo mangiare tante volte le patatine fritte. Io ho sempre sta maglietta quando faccio dei video sulla dieta e oggi anche era azzeccata, perché addio burgers e patatine fritte. Non scherzo, però è vero ragazze, purtroppo gli alimenti fritti, grassi o comunque pieni di zuccheri come dolci, purtroppo favoriscono molto la cellulite. Quindi evitate, non consumate questi tipi di cibi grassi ogni giorno e cercate di consumarli quindi una volta a settimana e anche di meno se avete tanta cellulite. Io comunque sono fortunata perché non amo tantissimo i dolci, però il mio tallone d'Achille sono le patatine fritte e io una volta a settimana le mangio. Purtroppo ho notato comunque che soprattutto in inverno, che ho un'alimentazione meno leggera, più piena di schifezze e di cose fritte, mi aumenta molto la cellulite. Quindi ora che l'estate diminuirò comunque le cose fritte, anche perché d'estate fa caldo, non mi va di mangiare cose fritte e pesanti, già so che diminuirà comunque la cellulite. Per diminuire la cellulite non esiste un cosmetico perfetto, un prodotto miracoloso, ma voglio dirvi che le cose fondamentali sono l'alimentazione sana e sport. Queste sono le cose fondamentali. Altra cosa fondamentale da non dimenticare, molto importante, è bere tanta acqua. Dovete bere tanto, non vino, non birra, non Coca-Cola, ma acqua o comunque tisane calde, tè e via dicendo. Io bevo comunque molta acqua e poi sia a colazione che a merenda mi faccio una bella tazza di tè verde. Poi veniamo ai cosmetici. La cosa importante quando applicate delle creme o dei prodotti anticellulite è fare un massaggio molto lungo, anti-orario, sul vostro sederino o comunque sulle gambe, dove volete. L'importante è fare questo massaggio affinché il prodotto venga assorbito completamente dalla pelle, quindi massaggiate per molto tempo. Qualsiasi prodotto che applicate deve durare almeno 10 minuti. Lo so, è palloso, ma per funzionare comunque una crema, un gel, qualsiasi cosa, dovete fare un massaggio lungo e spesso. Vi consiglio di fare una o due volte a settimana massimo uno scrub anticellulite. Sapete che mi piace consigliarvi comunque dei prodotti naturali, biologici o comunque con buonici, che sono economici, che potete acquistare in qualsiasi supermercato o profumeria. Quindi vi consiglio questo, che è il Talasso Scrub, quindi è la versione più low cost e naturale del famoso Talasso Scrub, che è del marchio Provenzali. Questo Talasso Scrub è praticamente
composto da 100% attivi naturali che sono proprio indicati per combattere la cellulite, come l'olio essenziale di menta, piperita, olio essenziale di cipresso, di lavanda, di eucalipto, dei sali del Mar Morto arricchiti con questi oli essenziali. Io ho questo formato in bustina, però esiste anche il barattolo che può essere utilizzato più volte. Questo invece sarebbe 2-3 dosi. Dopo aver fatto questo scrub, vi ho detto 1-2 volte alla settimana massimo, non di più, altrimenti vi consumate la pelle, potete farvi sempre una volta a settimana un bel fango anticellulite. Come per lo scrub corpo, anche il fango potete prepararvelo in casa semplicemente con argilla verde e mettete all'interno oli essenziali preferiti, insomma, per combattere la cellulite. Se però siete pigri, vi scocciate e volete acquistarlo, vi capisco, allora vi consiglio sempre della stessa linea dei provenzali, sempre questo in bustina che sono tipo 2-3 dosi, però c'è sempre anche il barattolone grande che potete fare molte più dosi. E l'importante del fango è tenerlo molto tempo sul corpo e di avvolgere poi il corpo con la pellicola trasparente. State tipo mezz'ora con questo fango su e poi dopo risciacquate. È sempre un prodotto naturale, senza siliconi, biologico, composto da argilla bianca ed estratto di edera, rusco, ippocastano, ananas. A parte questo, che trovate comunque la marca provenzale, si trova dappertutto, un po' sia supermercati, per mercati che profumerie, io al Lidl ho preso questo, che ancora non ho provato, ancora intero, ecco, perché a testimonianza che sono una persona molto pigra, quindi non so com'è il risultato, però posso dirvi che è un fango corpo anticellulite. Vi dico che è un prodotto molto valido perché ha all'interno un sacco di sostanze che combattono la cellulite. Infatti è composto da varie argille, più ha estratti vegetali di vite rossa, di liquirizia, di ippocastano, di rusco, di centella, come vi ho detto, tutti questi ingredienti che sono ottimi per combattere la cellulite. E poi per finire, io quasi sempre, vi devo dire la verità, un giorno sì o un giorno no, anzi addirittura in estate ogni giorno praticamente, dopo la doccia mi spalmo una crema, un olio o un gel anticellulite, ebbene sì. Invece di applicarmi magari la crema profumata, spesso comunque mi applico un prodotto anticellulite. Vi ho detto, la cosa fondamentale del prodotto anticellulite per farlo funzionare, prima di tutto non deve contenere siliconi, e poi comunque la cosa fondamentale è assaggiare a lungo il prodotto per almeno 10 minuti. Consiglio 3 prodotti che sono 3 generi diversi. Allora, prima di tutto vi consiglio questo, che è l'olio anticellulite della Sien, che ho comprato al discount lì. Un olio con estratto di betulla, è un olio anticellulite che contiene tutti estratti naturali indicati proprio per rassodare e combattere la cellulite. Poi quindi vi dicevo, in estate, in alternativa all'olio anticellulite che magari è troppo grasso, pesante e sudate mentre lo applicate, magari dopo la doccia vi applicate l'olio e sudate ancora di più, quindi magari più in estate, vi consiglio un bel gel anticellulite. Questo è sempre della stessa linea dei provenzali Talasso, però è un gel anticellulite veramente super fresco. È un gel fresco che non appiccica, a base di selezionati ingredienti di origine vegetale, un cosmetico completamente biologico ed ha un effetto super drenante che previene la comparsa di nestetismi cutanei legati alla fragilità capillare e alla cellulite. Ed è composto da estratto di ippocastano con proprietà drenanti, mentolo dalle proprietà rinfrescanti, olio essenziale di piperita, eucalipto, cipresso, lavanda, insomma tutti ingredienti elasticizzanti, antiossidanti che stimolano i microcircoli e combattono la cellulite. Tra l'altro io non ce l'ho più qui perché vi è finita e l'ho utilizzata l'anno scorso. C'è proprio sempre di questa linea Talasso Scrub dei provenzali, c'è una crema rimodellante che è una crema veramente top, molto strong, che combatte la cellulite ed è anche super rassodante. Magari vi metto una foto qui, l'ho utilizzata l'anno scorso e purtroppo vi ho buttato l'astuccio, e comunque mi è piaciuta un sacco perché la cosa bella è che anche se è una crema molto idratante, rimodellante, ricca e pregna di ingredienti naturali funzionali, si assorbiva subito e quindi non lasciava sciabbianca, e mi piaceva molto in estate, quindi alternavo quella con questo gel anticellulite. Invece quest'anno sto usando da un po' di tempo questa crema qui, che ho comprato, se vi ricordate, all'Eurospin, al discount Eurospin. Questa è una crema anticellulite rassodante super super economica, con bioestratto di zenzero e di malva. Contiene, oltre allo estratto di zenzero, anche la caffeina pura, un profumo molto delicato di fiori che mi sta piacendo un sacco. Non ho più voce perché sto gridando per spiegarvi le cose che voglio dirvi.
Spero di aver accontentato la vostra richiesta riguardo un video sui prodotti anticelluliti e su come combattere la cellulite. Ditemi sempre qui sotto quali altri video vorreste che facessi, così vi accontento e li faccio subito. Quindi se vi è piaciuto il video mettetemi un like, iscrivetevi al mio canale e cliccate sulla campanella per non perdere nessun video. Scusate, ma lo ripeto perché altrimenti perdete i miei video, sono noiosa, non posso farci niente, è anche ripetitiva. Quindi questo è tutto, io vi mando un bacio grande. Ciao!